Buongiorno, ben ritrovati, venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti, 14 maggio 2021, un anno fa esattamente moriva Ezio Bosso, musicista, direttore d'orchestra, esecutore, compositore, pianista. Era stato colpito nel 2011 da una malattia neurodegenerativa con cui ha lottato fino alla fine. Questo non gli ha impedito di comunque esibirsi, comunque manifestare sempre con il sorriso e con l'ironia la gioia di vivere. Incarnava, se volete, al meglio quel famoso detto o aforisma per cui tutti noi abbiamo a disposizione due esistenze. La seconda comincia quando realizziamo che ne abbiamo a disposizione soltanto una. E mi piaceva iniziare oggi così, ricordando Ezio Bosso, ricordando che appunto ha guerreggiato, ha combattuto come un guerriero contro questa malattia che poi ha avuto il sopravvento purtroppo, ma non si è perso d'animo ed è andato incontro alla vita con quell'entusiasmo che dovremmo avere noi quando ci dichiariamo depressi, tristi, angosciati, stiamo in ansia per quelle che sono poi, se le paragoniamo alle avversità affrontate da Ezio Bosso, sono delle quisquiglie. Va bene, l'ospite di oggi in collegamento, credo che sia attivo al 100%, è l'autore di un libro che torna in edizione aggiornata a seguito delle note vicende connesse al Covid, libro che era uscito nel 2016, 5 anni fa se non ricordo male, che si chiama Chi ha paura dei vaccini? Chi ha paura dei vaccini? Insomma, poi anche qui sul fronte dei Novax cosiddetti sono stati cavalcati, usati, strumentalizzati, amplificati da un sistema mediatico che secondo me è malato, perché con questa ansia per l'appunto di dover coprire tutte le informazioni si finisce per non distinguere più le notizie vere da quelle meno importanti o addirittura dalle fake news. E si rischia di dare visibilità a fenomeni marginali, perché poi anche i Novax, si è scoperto dopo, rappresentano una frazione della popolazione italiana assolutamente parziale. L'ospite di oggi è docente di storia della medicina bioetica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Una formazione internazionale che lo ha portato a viaggiare come un globetrotter tra Parigi, Boston, Berkeley, Tours, ha pubblicato su riviste autorevoli nazionali e internazionali e tra l'altro, se qualcuno ha avuto la possibilità di vederlo, ha curato una serie su Sky TG24 intitolata Pillole di vaccino. Do il buongiorno e il benvenuto, visto che ci conosciamo, ad Andrea Grignolio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Ecco, Antonello. buongiorno. Beh, un'atmosfera campestre e arcadico, bucolica alle spalle. In realtà, insomma, mia figlia ha scoperto, sono internazionale di tennis di Roma, mia figlia ha scoperto la passione per il tennis e cose che, insomma, non faccio molto raramente, però sono stato felice di portarla oggi a vedere il doppio italiano e siamo qui, mi dovete scusare, non avevo alternative. No, va benissimo. L'importante è, se posso permettermi un rilievo dal punto di vista tecnico, quanto più possibile il telefonino fermo, perché immagino che sia un tablet o uno smartphone, perché altrimenti l'effetto non è tanto da tennis, ma da Coppa America, regata velica. Quindi, allora, Vediamo se riusciamo, lo ma poggio così va dovremmo bene, riuscire. L'importante più che la forma, che è importante perché certe volte la forma è sostanza, più che la forma Contenuto. interessano i contenuti. Allora, io ho detto nella presentazione che questo libro torna giustamente, doverosamente adesso, aggiornato, libro che ha avuto già
un suo percorso di successo, aggiornato alle vicende Covid, ovviamente, un capitolo in più in cui Andrea Grignoglio, ripeto, attenzione, storico della medicina, ma questo non significa che proprio perché no, ha studiato quello che è successo nella storia del genere umano a livello di pandemie, di epidemie e di malattie in genere, non ci possa dare un punto di vista diverso da quello che sentiamo abitualmente dai cosiddetti virologi, infettivologi che hanno sbancato in TV. Allora, Grignoglio, a che punto intanto siamo col Covid oggi e perché questa aggiunta? Cosa aggiunge la tua aggiunta a quello che crediamo di sapere sul Covid? Dunque, la situazione oggi mi pare che con la vaccinazione, che tutto sommato sta andando piuttosto bene, in linea con quelle che sono un po' le coperture, diciamo, europee, ci si aspetta sostanzialmente dopo l'estate di aver risolto per lo più la questione. L'idea è che è uscito un articolo molto interessante su Nature, dove venivano intervistati un po' tutti i virologi in tutto il mondo, e in questa intervista diversi virologi più o meno quasi il 90% erano d'accordo sul fatto che il Covid sarebbe diventato, come è normale che sia, diciamo, una malattia endemica. Endemica vuol dire sostanzialmente che perde di capacità sostanzialmente di ledere l'organismo, quindi di attenuarsi, di mitigarsi e di rimanere nella popolazione senza creare grandi danni. Questo va detto perché un tema centrale è quello di capire che la vaccinazione è importante, ma non è risolutiva. Non possiamo pensare di arrivare, diciamo, a letalità zero e alla scomparsa del virus. Tutti i virus, noi ricordiamolo, abbiamo più o meno il 15% delle influenze leggere e stagionali che abbiamo sono creati da quattro tipi di coronavirus che non hanno nulla a che vedere con questo qui, ma che sono giunti nel passato, che oggi, diciamo, circolano regolarmente nella popolazione senza creare danni, e quindi si sono, diciamo, endemizzati in qualche modo, e questo avverrà. Dico questo, come dire, tocco il punto cruciale, perché un tema centrale che ho affrontato nel libro è quando iniziano e quando finiscono le epidemie. Bisogna capire che ci sono tante epidemie che in qualche modo non spariscono, non dobbiamo avere un atteggiamento digitale 0-1. Oggi c'è l'epidemia, non so, il primo settembre, zero casi, non più rilevata dai tamponi. Continuerà a esserci, diminuirà, e quindi bisognerà fare anche un dibattito serio su quando decideremo di ridare libertà ai cittadini, di tornare al nostro lavoro, considerando che una certa quantità di impatto sulla popolazione continuerà a esserci. Ecco, bisogna stabilire dei parametri ragionevoli per tentare di tornare il prima possibile alla normalità. Tra l'altro ho visto stamattina le immagini del presidente americano Biden che annunciava in sostanza che, visto la copertura che appunto si sta realizzando coi vaccini a tamburo battente negli Stati Uniti, quando, se non ho capito male, quando persone vaccinate si incontrano fra di loro, sicuramente, e tanto più all'aperto, l'obbligo della mascherina verrà meno, che è un'altra delle questioni, è stata appunto quando e come potremo toglierci le mascherine. Dopodiché, in Italia, apro e chiudo una parentesi, Grignoglio, scusami, devo fare è una cosa singolare: se l'Inter, e lo dico da tifoso dell'Inter, vince lo scudetto, 30.000 persone vanno in Piazza del Duomo, un assembramento, come dire, piuttosto macroscopico, quasi tutti quasi con le mascherine, ma accatastati uno sull'altro, e più o meno non si interviene. Se muore qualcuno, soprattutto uno sportivo, è successo a Roma, si fanno i funerali e ci sono
per la vicinanza alla famiglia, cosa anche comprensibile, ma un altro assembramento di 5.000 persone, chi con le mascherine e chi senza. Poi se io vado al ristorante, mi è successo con mio cognato, mia cognata vaccinata, mio suocero vaccinato, io che ho fatto la prima dose, siccome non siamo conviventi per quanto consanguinei, dobbiamo mangiare in tavoli separati. Vabbè, queste sono cose normative che rimandano a un quadro anche piuttosto confuso. Andrea, ti chiedo, ti faccio una domanda che è il titolo del tuo libro. Chi è che ha paura dei vaccini oggi? Dunque, i determinanti cosiddetti dell'esitazione vaccinale cambiano in un contesto epidemico. Quindi non sono proprio esattamente quelli delle vaccinazioni rutinarie, quelle delle vaccinazioni per lo più anche pediatriche, che erano, diciamo, genitori che avevano un livello di istruzione piuttosto alto, che avevano tendenze sostanzialmente anche verso il naturismo e verso verso appunto una tendenza a curarsi con trattamenti alternativi. E in un contesto epidemico abbiamo visto che c'è una maggior frequenza delle donne del genere femminile, le donne hanno una esitazione maggiore. Le persone giovani hanno un'esitazione maggiore rispetto alle persone, diciamo, da 50 anni in più. Questo probabilmente anche dovuto al fatto, in parte ragionevole, che sappiamo che a livello clinico il Covid impatta di meno sulle nuove generazioni, e queste, diciamo, sono un po' le categorie di persone che sono più esitanti, abbiamo visto. Quello che è interessante poi però capire è che ci sono anche delle determinate spinte politiche, sono usciti dei dati piuttosto interessanti che ci dicono, per esempio, che negli Stati Uniti le persone, diciamo, più conservatori hanno maggiore esitanza. Probabilmente, era un articolo che ho scritto su Nature Communication, probabilmente questo fatto è anche dovuto a una certa influenza del precedente presidente americano. Altri elementi che sono interessanti sono una certa tendenza delle persone esitanti in questa fase epidemica, diciamo, ad avere valori che si caratterizzano come in qualche modo un individualismo più spiccato, e quindi, per essere più chiari, hanno meno tendenza a occuparsi di quella che è la herd immunity, cioè l'immunità di comunità, e che quindi vaccinare, oltre a proteggere se stessi, ha anche un impatto, diciamo, altruistico sulla società. E poi ci sono le tre grandi paure, cioè quello dell'effetto cavia, l'idea che il vaccino sia nuovo, quindi se il vaccino è nuovo probabilmente alcuni ritengono che non è stato testato sufficientemente. L'effetto cavia invece è quello che crea l'attendismo, cioè magari non sono eccessivamente queste persone nettamente opposte al vaccino, però non si fidano e quindi vogliono aspettare, cioè non vogliono fare le cavie. Ecco, l'effetto cavia è interessante perché è un effetto collegato alla novità che è ritornato con il vaccino anti-Covid-19, ma era già stato notato in effetti nel 2009 con l'H1N1, con la suina, quando anche allora si era trattato di una pandemia ed era stato in pochi mesi offerto un vaccino che però allora aveva avuto un'adesione molto bassa, più o meno sia negli Stati Uniti che in Europa tra il 20 e il 45, massimo 50% di adesione. Un ultimo elemento che caratterizza i meccanismi di rifiuto del vaccino epidemico è anche il fatto della la cosiddetta percezione del rischio epidemico, cioè le persone che sottostimano, che ritengono esagerato il rischio di mortalità che i media
riportano quotidianamente sono naturalmente quelle che tendono a vaccinarsi di meno. Quelle che, se invece intervistate, hanno una più alta percezione del rischio, ebbene quelle sono quelle tendenzialmente più favorevoli alla vaccinazione. Ecco, questi sono un po' tra i determinanti e le categorie di persone che hanno paura del vaccino pandemico, che come ho detto all'inizio sono un po' differenti da quelli che sono in generale invece i meccanismi, diciamo, di esitazione vaccinale in un contesto non così sotto pressione, ecco, come quella creata dalla pandemia globale. Due considerazioni. La prima, anch'io, come sarà capitato anche a te, ho sentito spesso dire ma ci deve essere qualcosa sotto se le aziende, le multinazionali, il Big Pharma è stato così veloce e tempestivo nel fare il vaccino, come mai ci hanno messo così poco? Poi, parlando con un addetto ai lavori, persona seria e competente, mi ha spiegato ma non è che il Covid nasce come un fungo e non aveva dei precedenti, in realtà si stava già lavorando, essendo il Covid che per definizione dovremmo dire non Covid e basta, SARS-2, Covid-19 eccetera, in realtà si stava già lavorando, quindi poi c'è stata un'accelerazione in più, diciamo così, nel 2020 lo stato dell'arte, della ricerca, dell'innovazione anche in campo vaccinale è diversa da quella di 10 anni prima o di 20 anni prima, prima considerazione. Quindi, da come l'ho capita io, Andrea, non è che il vaccino è stato inventato in 2 mesi e quindi non è sicuro perché non c'è stato il tempo di lavorarci, in realtà ci si è lavorato perché ci si stava già lavorando. Seconda considerazione, non so cosa ne pensi tu, ma mi interessa molto ovviamente il tuo parere proprio su questo punto specifico. Io mi sono vaccinato con Pfizer, nel senso sono andato in un centro e mi hanno dato Pfizer. Tra l'altro mi è arrivato l'avviso che il richiamo non lo farò più a 3 settimane come mi avevano detto, ma mi hanno allungato perché così le dosi servono a coprire ancora più persone alla prima inoculazione e va benissimo. Ma io, da addetto ai lavori ignorante, cioè un imbrattacarte, ho avuto l'impressione che sulla questione AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson e Pfizer forse, ecco, non so, ho l'impressione che su AstraZeneca ci si sia concentrati in una maniera che non voglio definire sospetta, ma tale da legittimare il sospetto di alcuni che forse dietro ci fosse anche una questione geopolitica. Pfizer, potenza americana, AstraZeneca no, AstraZeneca che costa molto meno di Pfizer. Sono scenari da fantascienza, proprio in senso tecnico, oppure non si sa, cioè i media hanno fatto un cattivo servizio pompando la pericolosità di un vaccino rispetto a un altro? Allora, grazie Antonello, due domande molto, molto, molto sensate. Sarò, diciamo, vorrei risponderti in modo dettagliato ma veloce allo stesso tempo. Il primo sulla velocità è, come hai detto tu, diamo dei numeri, sempre dei dati. SARS 2002, i cuginastri, come che io li chiamo, dell'attuale Covid, sono SARS 2002, MERS 2012, quindi primo i Guangdong in Cina, il secondo nella penisola arabica, avevano, sono sempre naturalmente dei coronavirus, avevano creato dei problemi e si stava lavorando già su un vaccino. Vaccino che li dividiamo in due, cioè quelli cosiddetti a vettori virali come AstraZeneca e quelli invece a mRNA come Pfizer e Moderna. Il primo, quello AstraZeneca, era già stato utilizzato per Ebola, quindi era una piattaforma vaccinale già ben rodata, i virus erano studiati. Tanto per capirci, immediatamente si è capito che bisognava lavorare sulla proteina spike, che è quella su cui tutti i vaccini che oggi sono in commercio lavorano. E quindi questo è stato dato proprio da come hai detto tu, da un precedente lavoro. Invece sui vaccini a mRNA, effettivamente si stava già lavorando moltissimo anche in altri ambiti, come per esempio sulle malattie autoimmuni e sul cancro, con questo strumento
ma per i vaccini questi sono stati i primi vaccini effettivamente mRNA. La velocità non vuol dire granché, perché c'è un meccanismo che si chiama rolling review, che si fa in contesti epidemici, che vuol dire molto semplicemente che invece di diciamo collezionare tutte le prove e poi dare il dossier alle autorità regolatorie, vengono mandate le prove via via che arrivano dalle fasi di sperimentazione, e questo accelera moltissimo il processo di autorizzazione e controllo. E quindi è un vaccino sicuro, come poi di fatto sono tutti i vaccini sicuri, come poi dopo i dati ci stanno dimostrando. La questione che tu sollevi è una questione molto interessante, e io credo diciamo, come sempre, come queste grandi questioni, in un approccio diciamo multifattoriale, da cui non è esclusa la ragione che hai sollevato tu, ma è come dire, si innesta quella geopolitica in una fase successiva, non è la causa scatenante. Lo dividerei in tre tappe. La prima tappa è tutto un problema comunicativo, su cui poi si innestano, credo anch'io, delle dinamiche normalissime, fisiologiche, di geopolitiche e di interessi, ma che vengono dopo. Cioè, il primo motivo è stato l'errore comunicativo di comunicare ai cittadini l'efficacia. È un concetto molto complicato, sul quale non voglio entrare, e cioè che si diceva che sostanzialmente che Pfizer e Moderna ha un'efficacia di oltre il 90%, e invece diciamo AstraZeneca, quello a vettore virale, l'aveva più basso di 10, 12, 13 punti. L'efficacia dei vaccini non è il concetto di efficacia, cioè la possibilità che una volta che ci è stato inoculato il vaccino possiamo eventualmente contrarre la malattia infettiva, che è questo il concetto diciamo semplificato di efficacia. E il fatto fondamentale è che tutti i vaccini che noi abbiamo oggi in commercio, una volta fatta tutte le dosi, prima in un caso come Johnson & Johnson e seconda dose negli altri, ebbene ci proteggono al 100% dall'andare in ospedale. Questo è quello che sarebbe dovuto essere il messaggio chiave, e invece il messaggio che è stato dato ha erroneamente spostato la popolazione a pensare che esistono dei vaccini di serie A, in questo caso Pfizer e Moderna, e vaccini di serie B come AstraZeneca, ma questo è profondamente diciamo sbagliato. Però questo meccanismo è iniziato, c'è stata attenzione mediatica su questo, su cui si è inserita la fase 2. La fase 2 è stata responsabilità delle agenzie regolatorie, perché le agenzie regolatorie hanno incominciato a spostare prima in avanti, poi indietro, l'età diciamo degli utenti, dei pazienti da sottoporre alla vaccinazione. E anche questo noi lo sappiamo da studi neurocognitivi solidissimi, che dare informazioni contraddittorie che hanno a che vedere col rischio, specie in ambito sanitario, disorienta moltissimo. È come di ultimo viene il corvo, cioè il punto della questione geopolitica Non è da escludere, ma è diciamo, aggiungerei, tu hai detto giustamente Pfizer americana, Pfizer BioNTech, quindi diciamo l'asse di Berlino con gli Stati Uniti, e certo, che si inserisce con Brexit, che naturalmente, che invece è Londra, può aver giocato, diciamo, non dimentichiamoci che inizialmente Londra ha incominciato a fare una campagna abbastanza centrata sul proprio paese, c'era un problema di dosi, quindi alcune dose non sono state consegnate, ci sono stati degli attriti politici gestionali che in qualche modo hanno irrigidito un po' le posizioni, e non è da escludere, anche se io voglio sempre vedere le prove, che in qualche modo ci possono essere state schermaglie politiche e di tipo economico, visto che comunque gli altri produttori effettivamente diciamo erano sembrati più disponibili, e quindi possa essersi inserita una cosa così. Voglio specificare, ci tengo, che io ho fatto AstraZeneca, ho fatto tutte e due le dosi, tutta la mia famiglia ha fatto AstraZeneca, tutti i profili di sicurezza sono eccellenti, è un ottimo vaccino. Penso, e qui chiudo, che dinamiche geopolitiche in questa fase, dove c'è una pandemia globale che comunque ha fatto delle vittime, forse avrebbero, insomma, sarebbe stato meglio se fossero state minori o messe di lato. È molto importante, diciamo, sostenere la vaccinazione in modo, diciamo,
molto aperto senza questo tipo di dinamiche politiche. Credo che quando scienza e politica si incrociano, beh, insomma, le cose non sono storicamente mai andate benissimo. È bene che la scienza sia una cosa che proponga i propri dati, le proprie ricerche, e poi diciamo la politica faccia le sue scelte, ecco. Certo che la decisione ultima spetta alla politica, al Parlamento, ma quando la politica decide cosa la scienza deve fare, beh, io qui inizio che ho una posizione liberale e incomincio un po' a preoccuparmi. Sottoscrivo, ricordo a chi ci sta guardando che quando sentite dire ma la vita media si è allungata perché in fondo mangiamo meglio, facciamo più attività fisica, io dico sempre sì va tutto benissimo, per carità, mangiare diciamo pulito e fare un minimo di attività fisica quotidiana sarebbe commendevole, ma se non avessimo avuto due rivoluzioni, la prima diciamo così le fogne, nel senso proprio il problema dell'acqua nei centri urbani, ecco, la rete idrica, le fogne, l'acqua, e l'altra cosa, i farmaci. La vita media si è allungata perché i farmaci ci hanno e i vaccini ci hanno aiutato. Lo dico, lo sottolineo, perché Grignoglio, come vi ho detto, è docente di storia delle medicine e questa cosa la sa bene. Tra l'altro, non l'avete visto gettonatissimo in tutti i talk show, eccetera, ha avuto il suo spazio con questa rubrica con giochi di parole, pillole di vaccino, su Sky TG24, che si è meritata, ad esempio, una citazione encomiastica, se non ricordo male, dal Corriere della Sera, giusto Grignoglio? Giusto, sì, ha avuto inaspettatamente un grande successo. Io volevo parlare di storie, non volevo parlare di dati, e se posso dire, insomma, poi parlare di se stesso non va mai bene, però diciamo la cosa più che mi ha fatto più piacere è stata quello delle segnalazioni dei cittadini che mi hanno detto che diciamo che non era affatto angosciante, ma che era una spiegazione che serviva a tutti e che aiutava, diciamo, a rasserenare gli animi. Ecco, questa era una cosa per me importante. Io dico sempre che la storia è di tutti. La scienza ogni tanto ha questo linguaggio tecnico, i dati, noi lo sappiamo, per le scienze cognitive non servono a convincere le persone. Io sono convinto che raccontare la storia sia un grande esempio comprensibile da tutti per spiegare davvero, come hai detto tu Antonello, il successo. Cioè, quando abbiamo dubbi sul futuro, un buon consiglio è sempre guardare indietro e vedere le cose positive che sono state fatte. E la vaccinazione è stato il più grande successo, uno dei più grandi successi dell'umanità e senza dubbio il più grande successo della storia della medicina. Quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione e se chi di noi ha dubbi deve guardare a due paesi, deve guardare all'Inghilterra, a Israele, che hanno fatto una vaccinazione molto avanzata e che sono praticamente già usciti dal problema. Quindi sono molto speranzoso. Io fammi esporre, visto che diciamo leggo che è un politicamente scorretto, dico una cosa che finora non ho diciamo mai detto con grande chiarezza. Faccio una previsione amichevole, diciamo, non basata sui dati ma sulla storia. Tutte queste grandi affezioni, anche quelle di coronavirus e quelle respiratorie, sono durate o un anno o due. Ecco, non vedo per quale motivo questa dovrebbe durare di più. Quindi io auspico e penso anche ragionevolmente, non con certezza, ma che questa sia l'ultima estate e che quindi dal prossimo anno noi torneremo ad abbracciarci, a bere un bicchiere e a non indossare più queste mascherine e non fare più lezioni a distanza, ma i nostri rapporti umani, diciamo, lentamente ritorneranno come prima, quindi sono molto fiducioso. Bene, con questa bella previsione, con il sorriso di Andrea Grignoglio, che ricordiamo è in collegamento, sembra appunto in aperta campagna, no, è al Foro Italico di Roma dove ci sono gli internazionali, accompagnato la figlia, grazie comunque di essere stato in collegamento con noi. Prendete in mano questo libro, Chi ha paura dei vaccini, se non l'avete già fatto prima. Adesso c'è un capitolo, il settimo capitolo, che racconta proprio del Covid e delle sue dinamiche.
si legge molto velocemente, nel senso che non richiede una competenza specifica, solo la voglia di informarsi a 360 gradi. Comunque la pensiate, documentarsi fa sempre soltanto bene. Grazie ad Andrea Gignoglio, grazie alla regia di Milano. Noi ci rivediamo lunedì con Massimiliano Parente. Passate un bel weekend. Grazie, buona giornata, arrivederci.